un film dal 96. È bello, è sempre bello vedere questo Pokémon in ogni sua salsa, in ogni sua forma. Siamo un po' della vecchia scuola, bias, diciamo. Ma comincia subito il proiettile che arriva di Mewtwo e il controproiettile con il freeze di Weavile che passa in fase duello. Guarda il gioco di counter attack. Mewtwo prova a counterare, intanto Weavile vuole stare alla distanza, ma è Mewtwo alla distanza, ha ragione più lui. Interessante questo, un approccio difensivo che non ho mai visto fare all'interno del torneo di Magistrix, di spaziare con il ghiaccio esattamente così, o viene usato come trampolino di lancio oppure viene usato proprio come proiettile, e in quel caso Weavile finisce dalla parte. Vedo opposta. Anche un Sandy sicuramente meno aggressivo e più ponderante rispetto alle altre fasi del torneo. Un Sandy che per ora è passato d'attacco, torna alla fase panoramica dove può dominare, con Eevee si va anche a buffare, fa ancora più male, guardate il buff in attacco, ma subito lo punisce con un air attack che va di nuovo a fasare. E anche la presa Magistrix fuori di testa peso. Magistrix prende in contropiede Kira, che in questo momento si trova in una fase di vantaggio, ma Magistrix ha appena attivato l'ultra. Vedremo se riuscirà effettivamente a colpire Kira, ma non gli dà proprio questa possibilità. È stato incredibile, perché teoricamente tu dici ho attivato l'ultra risonanza, ho paura. No, ho attivato l'ultra risonanza e Sandy gliela date comunque. Sì, esatto. Aggressivissimo senza neanche parare. No, assolutamente. Sandy, ovvero Kira, è un giocatore eccezionale della community italiana di Pokémon Tournament. Mamma mia, l'iperraggio colpisce duro Weavile, ancora proiettile da distanza, prova la air combo, ma spazia bene con il ghiaccio, può partire con la combo, può partire, lo sta facendo. Guardate, adesso escono fuori gli artiglioni. Troppo la combo, il Jackal non poteva continuare con quell'attacco. No. Ma in questo, attenzione, bellissimo il mix up da parte di Kira, che legge lo scudo di Magistrix e di conseguenza fa una presa. Il counter che mamma mia, che doppio hai visto, due counter si sono scontrati. Quello di Mewtwo però ha rotto quello di Weavile. E qui devo dire un secondo round sicuramente più a senso unico del primo, che invece il buon Kira, o Sandy che dir si voglia, se l'è dovuto giocare, mentre Magistrix ha subito. E nonostante, dirti la verità, ne parlavamo prima quando abbiamo fatto la sezione di Splatoon, si diceva di osservare gli avversari. Sì. Per me Magistrix non ha comunque giocato una brutta partita, ha capito certe cose, perché hai visto lo spacing con il ghiaccio riusciva effettivamente a rompere le scatole a Mewtwo, e qualora dovesse riuscire poi a massimizzare, a migliorare questa tecnica nel corso dei prossimi match che andremo a vedere, potremmo avere dei risultati diversi. Assolutamente, nel primo game secondo me Magistrix ha proprio fatto una sorta di studio dell'avversario. Già dal primo round abbiamo visto che generalmente Magistrix è un giocatore molto aggressivo, mentre in questo primo match è quasi stato molto conservativo, nel senso ha fatto bene, perché siamo in finale, quindi... E ricordiamo che è best of five questo incontro, quindi ce n'è di tempo per studiare l'avversario. E secondo me è un approccio ottimo, potrebbe creare una situazione inversa adesso nel secondo match, cambiando totalmente playstyle e diventando aggressivo. Sai cos'è la cosa? Secondo me può influenzare tanto un buon utilizzo dell'ultra risonanza, perché Weavile ne ha veramente a pacchi a disposizione, può caricarla in un singolo match almeno tre volte se ci si mette, e cioè in un singolo, meglio, in un singolo set più che in un singolo match. Sì. E di conseguenza, mentre Mewtwo è uno dei più lenti a farlo, e meno male, perché è già forte in tanti altri aspetti, e quindi di conseguenza un buon utilizzo dell'ultra risonanza, diciamo dell'ultra attacco finale, può portare teoricamente a togliere tanta vita al Mewtwo di Kira o di Sandy, che dir si voglia, e portarsi a casa round e set, insomma, potrebbe diventare magari fattibile. Tutto il torneo addirittura. Sì. Staremo a vedere che aggiustamenti ha fatto Magistrix in questo secondo match che stiamo andando per visualizzare, e immagino che i personaggi rimarranno gli stessi. Sai cosa? Il punto è anche che tipologia di, come dire, support viene utilizzato, perché il support in generale può essere un'ottima soluzione per rompere alcune combo. Per esempio, te la butto lì, Electrode è uno di quei support che parte automaticamente in counter attack quando un avversario ti colpisce. Questo indipendentemente dal fatto che Electrode sia vicino o meno all'impatto. Quindi la butto lì, no? Un Electrode contro un Kira che fa delle combo lunghissime, il suo pane, insomma... Sarebbe interessante. Sarebbe interessante, diciamo. Può rompere delle combo, quindi evitare che appunto parta di Juggle. Invece abbiamo visto che Kira sceglie sempre Frogadier e Eevee in particolare, perché dai il buff in attacco significa più danni, finisce prima il match. Esatto. E per Mewtwo è importante. Dall'altra parte invece abbiamo un Umbreon come support, che crea una sorta di scudo che allontana l'avversario una volta
che è sicuramente un'altra ottima, diciamo, come dire, risorsa contro Mewtwo. Abbiamo Mewtwo ancora, fa poi delle finte, fa delle vere e proprie finte. Guardate, ah, qui ha spacing dei due giocatori che continuano a studiarsi, vedi, c'è un continuo bait da parte di entrambi, uno col dash attack, counter attack cancel, mentre l'altro semplicemente con i ghiacci. Qui si entra subito in fase di nuovo. Abbiamo una situazione di parità per i PS, ma viene subito sbilanciata dalla grab di Mewtwo, che l'ha messo all'angolo. Attenzione, l'ha messo all'angolo, lo può tenere, ma può andare la presa adesso. E infatti era arrivata una presa, ma arriva più velocemente nel frame di vulnerabilità. Ottimo. L'attacco di Weavile si continua di nuovo. Guardate i bait di Weavile che arriva. Eccolo. Mamma mia, counter arriva giusto quando serve, il counter di Mewtwo. Tra l'altro, una cosa che bisogna sapere del counter di Mewtwo è che colpisce solo a terra. Di conseguenza, saltando si evita. E qua sta facendo un buon gioco Magistrix. E guarda che cosa ti ho detto. Mamma mia, che combo! Cosa ti avevo detto? L'ultra risonanza è la chiave della vittoria di Magistrix. Guarda con che attacco si porta a casa il round. Anzi, ancora no. Attenzione, siamo 13, attenzione. 17 secondi, ma arriva. Ok, 17 secondi prima arriva. Vedi che l'ultra risonanza di Weavile così frequente può essere il punto debole di Mewtwo. Sì. Sì. E vedrai che secondo me Kira deve giocarsela molto più offensiva, perché se aspetta troppo Weavile va subito a caricarla. Oh, bellissimo l'attacco di Magistrix, che in questo momento bellissimo anti-air, lo tiene all'angolo. E in questo momento, attenzione, Kira, guarda la giangolona, la risposta allucinante, la risposta di Kira che riesce a togliersi dall'angolo ed è una bruttissima situazione che avrebbe portato a casa il turno. Arriva il buff di Eevee, Mewtwo ha una potenza offensiva maggiore contando i pochissimi PS. Guarda lì quel counter, quanto ha fatto. Pochissimi PS di Weavile unito al boost di Eevee da parte di Mewtwo comincia a diventare complesso. Bisogna stare attenti ad ogni singolo colpo, perché ogni singolo colpo può essere fatale. Hai visto che si è abbassato Magistrix per non essere colpito da quello? Geniale. Ho visto, è stata molto bella. Ancora ultra si risonanza da parte di Weavile. Vediamo se entra in combo. No, crittone, iperraggio! Mamma mia! Bellissima giocata da parte di Kira, che con un iperraggio riesce a portarsi a casa il match nonostante il counter sostanzialmente. Sì. Vediamo, tra l'altro, da notare che tutto il torneo è stato giocato su questo stadio. Sì. Di conseguenza il potere compare solo al centro dello stage. Certo. Allora attenzione. Bellissimo, qua ha caricato il colpo, perché se fosse rimasto nello scudo l'avrebbe rotto. Giusto. Ma saltando via, l'hitbox è talmente alta che è riuscito a colpirlo lo stesso. E in questo momento Kira riesce a ribaltare la situazione con una combo allucinante al bordo. Sbatte ovunque. Ancora però ultra risonanza. Adesso Kira deve giocare difensivo, non deve farsi prendere. Attenzione, arriva il buff da parte di Mewtwo, che ha un attacco davvero allucinante. Entrambi adesso si minacciano a vicenda con grandi output di danni, ma è Mewtwo a prendere l'iniziativa. Parte dentro la combo, la juggle, gli toglie più di 100 PS. Ancora in una fase panoramica nella quale Mewtwo comanda e lo fa da dio. 80 PS per Magistrix. Magistrix è all'angolo, ma arriva il crit. Attenzione, potrebbe essere il momento del comeback da parte di Magistrix. Vediamo se lo tiene all'angolo. Wall bounce. Attenzione, mio Dio, lo atterra. Okizeme, cosa riesce a fare? Mio Dio. No. Ah, peccato. Mamma mia, davvero, perché mia. Sarebbe stato un bel comeback da parte di Magistrix, il giocatore che viene da Napoli, tra l'altro. C'è Guarda, fatto tutti questi chilometri. Per un attimo io ho pensato che Magistrix vincesse, perché ho visto Kira in difficoltà. In quel momento l'ho visto rialzarsi e non sapere bene che fare. Sì. E però appunto è riuscito comunque con il dash aereo a tornare indietro e a fare la mossa, insomma, che poi lo ha portato a vincere. Ma come si diceva prima, osservare l'avversario è importante, e mi sembra che Magistrix rispetto alla prima partita abbia già giocato molto meglio. Decisamente. Vediamo cosa succede in questa. Vediamo se riuscirà ad utilizzare i dati a sto punto di due match per potersi portare a casa e ribaltare potenzialmente il set. C'è da dire che se ne è accorto il buon Kira che l'ultra risonanza è un problema. Sì. Entriamo di nuovo in partita. Vediamo, in questo momento i due giocatori stanno già giocando. Sì, mi sembra di sì. Ok, eccoci. Eccoli qua. Ok, abbiamo perso i primi danni che sono da parte di Magistrix, e in questo momento si ritrova all'angolo, ma riesce a trovare un ottimo air to ground. Porta a casa un bel po' di danni, ma subito Kira risponde con i massimi danni di Il problema di trovarsi contro Mewtwo, soprattutto se ti chiami Weavile, è che un singolo errore ti punisce per circa 100 PS. Sì. Quindi 4 errori e sei morto. Ottimo. Mentre per Mewtwo c'è uno spazio. Mamma mia, qui che cosa gli ha fatto Magistrix.
fortissimo, ha baitato il counter, è rimasto in aria con il pezzo di ghiaccio e questo gli ha permesso di non essere colpito. Davvero un'ottima giocata. Qui è Magistrix, però di nuovo l'ultra resonanza a disposizione. Mala grab. Chissà perché a me sembrava avesse attaccato. Ci avrei giurato che... Ha fatto il counter invece. In questo gioco appunto esiste la triangolatura dove la grab batte il... Attenzione, counter. Attenzione, si rientra in fase. Magistrix ribalta la situazione. Oh, attenzione. Attenzione. Arriva il ghiaccio. Riesce a fare spacing. Non gli arriva il counter. Gli arriva però adesso una... Attenzione, può partire con la jungle. Ce l'ha. Ottima Magistrix. Ottima giocata da parte di Magistrix, che si porta a casa credo quello che sia il primo round del Sì, è il primo. Vediamo se questo è dovuto al fatto che due match in studio hanno portato questo risultato. Grab inaspettato, doppia grab, e qui colpisce anche il bordo, ragazzi, questa fa male. Sì, infatti il Wall Blast resetta il neutral, ma fa qualche danno extra, 30 se non sbaglio. Non arriva la grab, ragazzi, qui è stato veramente questione di un frame, perché solitamente la grab non solo fa cambiare la fase, ma non fa neanche attivare il supporto precedentemente chiamato. Qui mamma è finita, mia, ragazzi. Mamma mia, Kira! Qui finisce qui quest'altro round del set. Kira assurdo, lascia con 2 PS il nostro Magistrix, che in questo momento... E però guardate, non si arrende, assolutamente. E c'è lo switch, vediamo se in questa fase 2 riuscirà a portare a casa qualche danno extra. Intanto lo tiene ancora al bordo. Attenzione, Magistrix, mamma mia. Attenzione, perché lo sta tenendo al bordo. Oh! Che spara la special a 34 PS. Ottimo, davvero ottimo il juggle into wall bounce into risonanza. È comunque difficile farcela, ma non impossibile. Magistrix continua. Mamma mia! Oh mio Dio! Ce la fa! Se ce la fa! Ragazzi, ce la fa! Magistrix porta a casa il match. Mamma mia! Cioè, io ho detto qui è finita. 2 PS a full vita. Sì. Cosa abbiamo detto adesso? Abbiamo detto: oh, Magistrix se la sta studiando, sembra sempre meglio. Qui gli ha fatto un 2-0 con una seconda partita, ragazzi, da... Se avessi un cappello me lo toglierei, ma ho solo un codino, e se me lo togliessi avrei i capelli sciolti. Non sarebbe un bello spettacolo per chi ci guarda sia da casa che qui alla Personal Gamer. Ottimo. Ed è per questo che abbiamo switchato di nuovo al gioco e siamo qui per il quarto match. Sì. Potenzialmente di nuovo set point per Kira, oppure un possibile comeback da parte di Magistrix. Qui è partito aggressivo Kira, non è praticamente stato toccato per ora. Arriva però subito, ecco, Commentator's Curse si chiama, sì, questo. La Commentator's Curse. Mamma mia, allora quella clap, sì, che fa Weavile lo lascia in un buon vantaggio frame. Di conseguenza potrebbe baitarlo nel momento in cui l'avversario decide di premere tasti. Ma in questo momento Kira sta premendo tasti, ma quelli giusti, perché si sta portando a casa potenzialmente il set. Match point per Kira. Molto veloce questo match point. Sì. Ancora proiettili laterali. Hai visto, ha una predilezione per partire con i proiettili laterali. Sì, è vero. Kira. Chissà se se ne è accorto Magistrix. Sì. Attenzione, si riparte dentro le combo di attacchi normali. Prova la mamma grab. Mamma mia, lo spacing! Punitissima. Si parte dentro la juggle, che però non dura molto. Bellissimo. Ma si entra dentro la grab. Si becca il muro, ragazzi. Counter. Si becca il muro. Ha cancellato il counter con quella tecnica che si chiama CADC. Sì. Ovvero counter attack dash cancel. Attenzione, si entra di nuovo in fase. Qui il buon Magistrix ce l'ha in mano la partitina. Vediamo. Eccolo il vantaggio frame, no? Non lo sfrutta, salta fuori dal bordo e attenzione, se la cava. Attenzione. Ancora nulla è detto. Siamo ritornati in una situazione di vantaggio. La vedo dura per Magistrix. In questo momento deve assolutamente avvicinarsi, trovare una risposta, perché Mewtwo fa parecchio male. E attenzione, il crittone. In questo momento potrebbe essere game di chiunque. Attento. La lutta di risonanza. Entra in combo. Balla lo scudo al momento sbagliato. Attenzione. È sua! E la porta a casa! Mamma mia! Un turno! Questo Magistrix non vuole cadere! Continua ad essere sul... Mamma mia! Come si dice? Al vertice di perdere, sì, ogni sì, volta sì, sì, torna. È sul filo della soia ogni volta. Sì. E poi non cade. Non cade, si rialza e anzi mette l'altro nella posizione in cui era lui precedentemente. Intanto piazza subito le trappole per poter prendere quell'ultra risonanza che c'era un po' per terra. Sì. E in questo momento, attenzione, ghiacciato, ghiaccia, non credo... può entrare. Mamma può mia, entrare. Ha fatto in tempo. Ma per quanto tempo ghiaccia Weavile? In realtà non tanto, è arrivato veramente alla fine dell'animazione. È cornered, abbiamo visto un Kira soffrire da morire l'essere cornered. Qui se la becca tutta. Sta facendo i numeri Magistrix.
proprio dal cilindro li sta togliendo. Attenzione, in questo momento la field phase ancora, ragazzi, quanto sta soffrendo il ghiaccio. Magistrix se ne è accorto e glielo sta letteralmente lasciando ovunque. Buono l'anti-air da parte di Kira, che ha permesso di non cadere nel solito mix-up, sì, che gli ha permesso di perdere gli ultimi due round. Purtroppo sì, ma attenzione, abbiamo un'ultra risonanza, spaventa molto. Oh, tira troppo presto il counter, attenzione. Ma riesce bene a liberarsi con la grab, bravo. E quindi questo vuol dire che l'ultra risonanza andrà via. Ah, okay. Bravo Kira, bravo Kira. Attenzione però, 40 fps e questo, wow, è la fine. Signori, il campione di Pokémon Tournament Deluxe Milano Games Week 2017 è Kira. Mamma mia, ragazzi, 3-1. Complimenti al buon Kira, che ci ha regalato dei match incredibili insieme a Magistrix. Un Magistrix che secondo me era tanto così da ribaltare la situazione, sì, ma qui forse la sinergia di Sandy con il suo personaggio ha pagato e ha surclassato magari il feeling, sembra stupido dirlo ma in realtà lo è, tra Weavile e il buon Magistrix.